Tuffotti alla fine di questa partita più arrabbiato, incazzato o che cosa? Male che c'è la delusione per aver perso gara 1 di finale, quello sì, però c'è da girare pagina, questa è andata. Sabato abbiamo una settimana per preparare gara 2, quindi testa a gara 2. Diciamo che nel primo quarto, dove avete un po' di responsabilità, dove praticamente non segnavate mai neanche a piangere, poi loro fisicamente, inutile negarlo, erano superiori a voi. Però avete avuto il carattere, a un certo punto, a 3 minuti dalla fine, eravate sotto di 8 punti e li avete recuperati. Sì, siamo partiti un po' contratti, in verità tutte e due le squadre. I primi minuti, forse il fatto che fosse una finale ha fatto partire un po' così. Sapevamo di giocare contro una signora squadra, sia fisicamente ma anche tecnicamente, ha tanto talento. E siamo stati bravi, siamo stati tutta la partita a rincorrere, siamo stati bravi a riprendere ogni loro break. Alla fine siamo arrivati lì ad avere pure la palla per la vittoria a 10 secondi. Ai supplementari eravamo partiti bene, poi abbiamo pagato delle scelte. Ci hanno punito e niente, poi abbiamo perso la partita, non siamo riusciti a recuperare, ma come detto prima, testa gara 2 adesso. Può aver inciso il fatto di voi aver fatto 3 partite per arrivare in questa finale e loro aver vinto in 2 partite? Ma ti dico no, cioè nel senso può avere, c'è cioè un pro e un contro, se giochi 3 partite è vero che sei stanco, ma hai il ritmo partita, loro non giocando una partita in meno magari spezzi il ritmo partita perché hai una settimana in più dove non giochi, quindi può avere i suoi pro e i contro, ma non credo sia questa non credo sia questa sia stata la chiave della sconfitta. Io difficilmente mi sbilancio sugli arbitri, perché non mi piace parlare, però veramente stasera ci hanno messo del suo, cioè per sbagliare, abbiamo visto degli errori, insomma, probabilmente in una partita così importante si dovrebbero evitare. No, tu non ti sbilanci sugli arbitri, io non commento sugli arbitri perché non spetta a me farlo, quindi non penso più a quello che è successo sul campo e basta. Cosa bisogna fare per ritornare ancora qui a Gazzara? Per giocarcela ancora. Sicuramente fare una prova difensivamente, offensivamente, di carattere, perché lì non sarà facile, loro hanno match point per chiudere, quindi sicuramente non sarà facile, dovremmo fare tutto quello che sappiamo fare, che abbiamo fatto anche nella serie prima, perché avevamo 0-1 anche la serie prima, è tosta, ma proveremo a riportare qua la serie. D'altronde, ultimamente avete dimostrato che con l'arrivo del nuovo allenatore in trasferta non avete mai perso, toccando ferro. Ferro, speriamo che sia così come dici tu. Allora ci vediamo fra 2 sabati. Ci vediamo fra 2 sabati, nel caso ci vediamo tra 3. Grazie.